Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video, come state? Oggi mi preparerò con voi per il matrimonio della cugina di Franci. Quindi ci truccheremo insieme, ci vestiremo insieme, ma soprattutto faremo una bella acconciatura che già ho provato a fare ieri sera per sicurezza, anche perché sennò arrivavo questa mattina che non sapevo proprio che cosa fare, perché in realtà io volevo andare dal parrucchiere, solo che aprono tutti alle 9. Il problema è che alle 10 dobbiamo essere a casa della sposa e quindi con le tempistiche non ci siamo proprio. Cosa super importante, ho già fatto le unghie, adesso vi lascio qualche clip perché sono andata un paio di giorni fa giusto per ritrovarmi con delle unghie decenti, perché prima ce le avevo rosse e non è proprio un colore adatto per un matrimonio. Eccoci qua raga, siamo arrivate a fare le unghie, adesso mi sta levando mi sta levando il colore e dobbiamo un attimo capire come farle. È arrivato il momento di accorciare un po' le unghie perché mi crescono troppo in fretta e niente, le voglio fare un po' più corte, che così sono anche un po' più comoda a fare tutte le cose. Abbiamo finito le unghie, la Kate è stata bravissima, guardatele. Ma quanto sono belle, cioè sono spettacolari, guardate. Ho scelto appunto un colore nude, diciamo, molto chiaro, ho messo dei glitter su due unghie. Quindi con le unghie ci siamo, adesso dobbiamo subito truccarci. Devo struccarmi un pochino perché prima ho messo giusto un po' di fondotinta, un po' di mascara perché sono uscita un attimo. Mi sono struccata, cremina prima di iniziare. Ci siamo raga, iniziamo a truccarci. Oggi comunque farò un make up abbastanza leggero, che perché è un matrimonio, non, di certo non mi vado a mettere un ombretto scurissimo e il rossetto rosso. Adesso sto mettendo il correttore. Procediamo con il fondotinta, questa volta ho un fondotinta bomba. La mia migliore amica me l'ha regalato, era il suo, è della Dior e infatti lo uso proprio con parsimonia perché mi dispiace ad utilizzarlo, costa tantissimo, solo che questa mia amica impazzisce per i trucchi e quindi al posto di spendere soldi in vestiti come faccio io, lei li spende per i trucchi giustamente. Infatti questo fondotinta lo uso soltanto nelle occasioni, quando so che magari è un matrimonio, devo uscire la sera o qualche compleanno, ma se devo uscire così di giorno non cerco proprio di non utilizzarlo e infatti uso quello della NYX che costa un po' di meno. Terrina, ho ancora quella della Kiko, meno male che mi sta durando, di solito mi durano un po' meno i trucchi, solo che nell'ultimo periodo sto cercando di truccarmi un po' meno, anche magari per portare fuori il cane, perché magari riesco a prendere un po' di sole. Dopo la terrina vado a mettere un po' di blush, giusto per rendere un po' più rosa le nostre guance. Ho questo della Benefit che mi ha regalato Marta. Adesso è arrivato il momento di mettere un ombretto. Stavo pensando sempre a un qualcosa di leggero, però considerando che il mio vestito è sul rosino glitterato, io direi di mettere un colore chiaro qua all'interno della palpebra. Questo l'ho preso da NYX, guardate, mi piaceva tantissimo, appena l'ho visto me ne sono innamorata, cioè guardate che bel colore. Iniziamo a metterlo all'interno della palpebra. Io comunque ho già messo un primer, così mi dura tutto il giorno.
Adesso manca l'eyeliner. Nota due lenti ogni volta, è un casino. Ok, adesso devo concentrarmi. Eyeliner messe, quindi occhi fatti, manca soltanto il mascara. In realtà, guardate che cosa ho comprato ieri, ciglia finte, le ho anche pagate un po'. Le ho provate ieri sera e sono sempre incamata. Ma come anni fa stessa cosa, io proprio non mi ci vedo, ma forse perché ho la palpebra cadente, quindi dovrei andare proprio dall'estetista e farmele mettere. Quindi al posto delle ciglia finte, che purtroppo non riesco a mettere, ci andremo a mettere il mascara, semplice e veloce, anche perché sono già in ritardo. Cioè tra mezz'ora dobbiamo uscire, io devo ancora farmi i boccoli, mi devo vestire e niente, sono fregata, già lo so. Occhi fatti, come vi sembrano? Adesso passiamo alle sopracciglia. Ho sempre questo della Maybelline New York. Adesso mettiamo un bel rossetto. Col trucco ci siamo, dovremmo avere finito. Quindi iniziamo subito con i capelli, devo assolutamente muovermi. 35 minuti e devo essere fuori, ma ho trovato un buon metodo per riuscire a fare i boccoli velocemente. La piastra si è riscaldata, adesso mi do una bella pettinata. Cioè guardate, io mi faccio la coda una volta e poi mi rimane tutto il segno. Per quello che poi di solito li piastro, vedete? Cioè proprio a metà mi rimangono. Comunque sono in super ritardo. Devo darmi una mossa. Direi di iniziare con i boccoli qua all'inizio. Il problema è che non riesco mai a farli. Ho provato anche ieri sera, ma no, scherzo, ho sbagliato. Magari così. Non riesco mai a capire da che parte devo farli. Scusate se mi giro un po' di qua, ma ho lo specchio. Ma orribile, vedete? No, forse dovevo farli dall'altra parte. Aspettate. Sì, ma questo è orribile. Per fare veloce, raga, io prendo delle ciocche grandi, tipo questa, e diciamo che i boccoli li faccio più verso il basso, perché poi andrò a fare una mezza coda. Se li faccio partire dall'alto, poi non riesco più a legarli. Vedete che tutta la parte alta la lascio liscia. Però di conseguenza, visto che prendo una ciocca bella grande, devo rimanere un po' di più con il ferro. Ho già fatto più della metà della testa, ho quasi finito. Diciamo che mi mancano due ciocche e posso iniziare a fare l'acconciatura. Finito di fare i boccoli, guardate come sono venuti. Come sono? Comunque adesso li andiamo a legare e facciamo una bella mezza coda. Quindi due ciuffettini che abbiamo preparato all'inizio li lasciamo qua davanti. Ok raga, sono pronta. Finalmente è arrivato il momento più bello, ovvero quello del vestito. Ma raga, ma guardate com'è venuta. È bellissima, penso che sia una delle mie acconciature preferite. La farò ad ogni matrimonio. Dopo tutta questa preparazione ci sono rimasti 10 minuti e iniziamo subito con il farvi vedere il vestito, le scarpe e la pochette che ho comprato proprio ieri. Questo è il vestito. Tutto glitterato,
color lilla rosino, diciamo. Qua di lato ha uno spacco che ho fatto allungare perché era troppo corto. E questa è la borsetta che ho deciso di abbinare, sempre glitterata. Invece le scarpe che ho deciso di abbinare sono queste, molto tranquille. In realtà le volevo comprare nuove, solo che ho trovato soltanto scarpe con col tacco alto così. Adesso proviamo subito il tutto. Raga, sono pronta. Come sto? Il vestito mi sta così, lo spacco, come vi ho già detto, l'ho fatto alzare un pochino e mi piace tantissimo. Ma mancano due tocchi finali, l'orologio. E il punto luce di Swarovski, che metto sempre nelle occasioni, diciamo. E questa me l'ha regalata Franci al primo San Valentino in cui eravamo insieme. Borsetta per completare l'outfit ed eccomi prontissima. Vorrei farvi vedere pure Franci, il problema è che è andato un attimo dai suoi genitori perché l'abito ce l'aveva là. Comunque raga, dopo avervi fatto vedere tutta la preparazione, quindi trucco e parrucco, io vi mando un bacione grande grande, spero che questo video vi sia piaciuto. E adesso vi lascio delle immagini del matrimonio, così vedrete pure come si è vestito Franci. Ciao raga, un bacione grande grande.